La bottiglia ecosolidale saluta Valdobbiadene. Nel pomeriggio di sabato 25 febbraio, nel piazzale Caduti di Nassiriya, è venuta la cerimonia di chiusura della penultima tappa dell'iniziativa ideata dall'associazione Sorgente dei Sogni. Tante le persone e le autorità presenti e in qualche modo coinvolte al progetto dell'associazione, tra cui le principali rappresentanze dei comuni della Sinistra Piave, la sezione alpini di Valdobbiadene, la protezione civile, scuole e associazioni. Oggi a Valdobbiadene si tiene un avvenimento importante, la chiusura della penultima tappa della bottiglia. Allora, noi lo chiamiamo momento di saluto perché la bottiglia continua a viaggiare nel Veneto. Da qui adesso ci stiamo preparando per andare a Treviso e poi avremo anche Ponte di Piave con questo record che abbiamo presentato qua. Che dire, grazie a tutti, ma grazie anche a Valdo TV per essere vicino veramente a queste iniziative di solidarietà che riguardano tutto il territorio. A tutti grazie, a tutta la cittadinanza perché ha dato una grande collaborazione, per cui siamo felici di questa tappa e anche delle presenze che ci saranno a questo saluto speciale della grande bottiglia. Com'è nata l'idea di questa iniziativa? L'idea è nata per realizzare un grande record Guinness, abbiamo ricevuto un bellissimo attestato, non proprio record, ma un grande attestato di riconoscimento ed è nata per ringraziare delle persone che sono state nel nostro percorso di vita. Per cui attraverso il puro volontariato abbiamo dato vita a questo grande sogno che è unico al mondo con l'impegno di farlo girare tutto attraverso proprio l'aiuto di ognuno e di portare un segnale che anche un tappo può essere un tappo per la vita. È importante imparare a donarlo e a condividere dei sogni. Non importa, noi diciamo sempre da dove nascono i sogni o chi li fa nascere, ma il valore dei sogni che deve essere sostenuto, perché essere un po' parte di una comunità vuol dire aiutarsi e sostenersi. La cerimonia si è conclusa con la consegna simbolica di alcuni tappi raccolti al pulmino dei sogni. Il testimone passerà ora alla città di Treviso, in occasione della Dunata Nazionale Alpini del 14 maggio. Quale sarà il destino della bottiglia una volta conclusa l'iniziativa? L'iniziativa non si conclude, perché questo portiamo sempre in questo sogno che è un sogno sempre aperto. Così abbiamo nel cuore comunque di arrivare anche a Roma, però abbiamo un'altra tappa ancora più grande che andrà veramente a lasciare un segno molto importante a livello mondiale della grande bottiglia, ma è un sogno. Se ci seguite, sapremo di condividerlo con voi.